E torniamo agli stati generali di ieri, andando a sentire questa intervista al presidente dell'Unione delle Province Lombarde, Massimo Sartori. Presidente Sartori, lei rappresenta la voce delle province a questo patto per lo sviluppo, cosa serve a questi territori? Innanzitutto noi abbiamo fatto delle specifiche richieste che saranno depositate al presidente Maroni. Alcune cose sono già state accolte, voglio ricordare ad esempio i 10 milioni di euro che Regione Lombardia ha messo a disposizione per il trasporto e assistenza a disabili, e noi spieghiamo che sia così anche nel 2014. Ma questa sarà anche l'occasione per dire, visto che proprio oggi è stata rilasciata un'intervista al Ministro Del Rio sulle province, in cui a domanda precisa rispetto a quello che sarà il patrimonio, i dipendenti e le funzioni svolte dalle province che fine faranno, il Ministro Del Rio ha risposto che poi si vedrà. Ecco, io credo che questo sia molto pericoloso, questa riforma noi abbiamo quantificato che in Italia costerà 2 miliardi di euro, evidentemente ci sarà un costo anche per la Regione Lombardia, per cui credo che a questo punto, se non è uno spot quello che dice il Ministro Del Rio e il Governo, ma se veramente si vuole fare questa che viene chiamata una riforma, la Regione Lombardia dovrà mettere a disposizione delle risorse, perché evidentemente tolte o svuotate le province qualcun altro dovrà svolgere le funzioni che oggi sono svolte dalle province. Dopo l'assemblea delle province del nord che si sono svolte, appunto si è svolto qualche settimana fa a Milano, nessuna risposta concreta? Ma se la risposta è l'intervista che ho visto oggi sulla Repubblica partendo dalla prima pagina, mi pare evidente che il governo ha deciso di andare avanti con uno spot. Ma poi chi ha responsabilità amministrative, a partire dalla regione, ma certamente dai presidenti di provincia, dai comuni, dovranno affrontare i disastri che questa riforma lascerà sul campo, e soprattutto di fronte a quello che è certo oramai un caos istituzionale, un incremento dei costi, è evidente che noi siamo in prima linea e dobbiamo ridare risposte ai nostri cittadini, per cui il ministro e il governo magari avrà guadagnato anche un titolo sul giornale, ma poi le conseguenze dovranno essere affrontate da quegli amministratori che sono sul territorio. Io non mi stancherò mai di sottolineare questi aspetti. Peraltro anche ieri Renzi è tornato a chiedere l'abolizione delle province. Sì, anche questo devo dire che è abbastanza bizzarro, perché Renzi, quindi l'ex presidente della provincia di Firenze, che dice che bisogna abolire le province perché non servono a nulla, mi pare di aver capito quindi che lui per 5 anni ha fatto il presidente del nulla, ne prendo atto. Bisogna stare attenti però, perché se quando era presidente della provincia diceva che erano importanti, adesso il sindaco dice che le province non servono a nulla, chissà, magari, io mi auguro di no, se un domani è presidente del Consiglio cosa dirà? Che non servono a nulla i comuni? Cioè a seconda del cappello che veste in quel momento lui decide cosa serve o cosa non serve. Io credo che la politica debba essere una cosa più seria.